Finalmente si riparte, sì, questo è. Buongiorno. È bene, non bene. Siamo stati fermi troppo tempo. Mascherine, gel igienizzante ed ovviamente distanziamento sociale. Riparte così con una lunga serie di prescrizioni anti-Covid alla fiera antiquaria e lo fa con una nuova location. A far da sfondo alla manifestazione, infatti, è il Prato di Arezzo. La fiera è troppo importante per Arezzo, quindi già il fatto che siamo ripartiti è un bel segnale. Sicuramente ci vorrà tempo, come tutte le attività, siamo in una fase ancora un po' di transizione, però vedo che gente c'è, quindi positivo. 250 gli espositori presenti alla manifestazione, bloccata per due edizioni dall'emergenza sanitaria, che si sono ricollocati nei nuovi spazi assegnati al Prato. È stata una localizzazione concordata con la prefettura e con la questura, perché è l'unico spazio nel quale è possibile tenere quella distanza tra i vari banchi, tra i vari espositori, che consente di non assembrarsi e di rimanere alla distanza sociale, quindi è stata un po' forzata questa scelta. D'altra parte ripete in buona sostanza quella del settembre, che ora è stata anticipata al giugno e lo sarà anche per luglio e agosto. Io vengo da Ravenna e 8 anni che faccio questa fiera ed è sempre stata positiva. E a casa 3 mesi mi sono chiuso in questo magazzino a pulire, a mettere a posto, ma non era la stessa cosa come essere qua, quindi torna alla normalità e non riusciranno ad accontentare tutti, perché chi vuole il mercato giù in città, ma già questo è un primo passo, il secondo passo sicuramente sarà la città. Spera di ritornare in piazza, perché sono sincera, a me mi piace più, io ho il posto sotto le logge, l'ho comprato perché mi piaceva lì e giustamente non è che a me il comune me l'ha regalato, è una scelta che ho fatto io e per conto mio è il posto più bello. Fondamentali per la prima edizione dopo il lockdown le misure anti-Covid, dunque distanze di sicurezza, guanti e gel igienizzante, percorsi ben delineati, vendita unicamente frontale ed ovviamente divieto di assembramenti. Lì c'è i guanti, c'è il gel, c'è quello che ci serve, bisognerebbe stare con la mascherina chiusa e poi un ingresso solo dal banco, sul frontale e dalle parti niente. L'abbiamo fatto tutti, quindi siamo stati tutti alle regole, insomma. Comunque vedo anche che la gente si comporta bene. Tanti i visitatori aretini e non solo. Io vengo da Udine, sono arrivata col marito ieri sera, ripartirò domani mattina. Siamo venuti per la fiera di Arezzo, è molto ricca, offre, ci sono molti commercianti che hanno ottime qualità e ottimi prezzi e il posto è meraviglioso. Tra i banchi anche il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e la vicepresidente Lucia De Robertis, che non si sono voluti perdere la ripartenza della manifestazione aretina. Abbiamo deciso stamattina di stare fra gli antiquari per incoraggiarli, perché l'idea di ripartire con le fiere nelle piazze, che si tratti della fiera qui antiquaria a ognuna delle tipicità dei 273 comuni della Toscana, è un'idea importante per il rilancio, per la ripresa, e quindi Arezzo dà un segnale a tutta la Toscana che io vorrei venisse ripreso. Al bando le paure, riprendiamo il corso che ha sempre visto in queste manifestazioni la Toscana un punto di riferimento. Grazie.